Quali le conclusioni della tavola rotonda e in questo appunto momento di criticità e anche rispetto agli input e quanto ha detto appunto l'assessore alla sanità della regione Sardegna, sia in merito agli ambulatori territoriali che ai dispositivi di protezione che alla telemedicina? Qual è la sua sintesi? La sintesi è facile. Abbiamo sollevato la questione dei dispositivi di protezione, abbiamo visto che mancano. Il problema dell'oculistica è che è una specialità a contatto, lavoriamo a circa 20 centimetri dal paziente e quindi avere una maschera FFP2 per l'oculista è essenziale. È essenziale, ma in questo momento purtroppo, non solo in Sardegna, ma in gran parte delle regioni, questi dispositivi mancano. Mancando mettono l'oculista davvero a disagio e in situazioni di grave pericolo. E per avere una buona ripartenza, per far sì che si possa riprendere un'attività normale, è necessario che questi dispositivi vengano dotati in ogni dove, in tutti gli ambulatori, a tutti i medici. Insieme ai dispositivi saranno necessari degli occhiali di protezione. Saranno necessari dei mezzi di sterilizzazione, basta il comune alcol al 75% o derivati della varichina, del cloro. Quindi dispositivi banali ma che devono essere messi a disposizione. C'è buona volontà, l'assessore si è impegnato, le difficoltà le conosciamo, sono quelle purtroppo legate ai denari, se ci fossero sarebbe tutto facile. Però questo è il primo passo. Il secondo passo è in una regione vasta come la Sardegna c'è una incongruenza territoriale tra territorio e presidio sanitario ospedale. Spesso i medici dell'ambulatorio sono distanti dall'ospedale e vorrebbero avere una comunicazione più rapida per una consulenza o per quanto altro, per un ricovero, per fare qualsiasi cosa con il medico dell'ospedale e per questo richiedono un conforto telematico. Parlare di telemedicina è critico, altri colleghi sapranno portare meglio a conoscenza quali sono le criticità della telemedicina, però un aiuto ci può certamente venire incontro attraverso questi presidi. Quindi dispositivi, telemedicina e quindi far ripartire tutte le attività chirurgiche, soprattutto i trapianti di cornea. Mi preme questo perché dietro al trapianto c'è la donazione, un atto d'amore e poi un lavoro importante da parte delle banche che impiegano tanta parte del loro tempo a mettere a punto dei presidi sicuri perché possano essere poi impiantati nei nostri pazienti. In questo periodo di Covid tanto materiale, tanti tessuti sono andati persi perché non si impiantavano. Quindi una grande raccomandazione è di far ripartire questa procedura chirurgica. Ecco, essenzialmente questo.